Allora, è la volta di un altro premio speciale Arena di Verona ad una donna che tu conosci molto conosco bene. Molto bene, ho avuto la fortuna e l'onore di avere al mio fianco al Festival di Sanremo, è stata uno dei vincitori dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, è questa fuori classe. Buongiorno caro. Va bene signor? Complici? Sette. Ma quante cose fai? L'avrai pure estinto sto mutuo, voglio sì, sperare. No. Con una pirouette gli ho rotto il setto nasale. Ma come? C'è il mio paparazzo a mano. Io sono attrice, eh? Non è come a Bellucci e sbatto l'occhio a livello bonifico. Allora, no. Leggi qua. Non ho capito. Dillo qua. No, a Bermoro! Ma chi ce la fa? Gluteo imponente. No, non la fare la foto. No, non è total black. No, ma non parlo del vestito, la faccio, dico. Sembra che è comodo, tu te lo porti e ti fai la foto quando ti pare. Ci vediamo tra poco, track, bentornati. No. Ah, e che c'è stasera? I pu. Dai, serio, chi c'è stasera? Virginia Raffaele! Guarda che è difficile vederti così, cioè sei te, questa sera sei tu Virginia. No. Buonasera a tutti! Bella! Ciao Charlie! Eccola qua, wow. La forza della natura, la protagonista assoluta del Festival di Sanremo. Ma che meraviglia essere qui soprattutto senza scale, perché a te ti collego comunque all'ansia delle scale, invece è andata liscia così, è andata. Senti, un premio speciale, un premio tutto meritato per questo, non soltanto per il Festival di Sanremo, ma anche un tour teatrale fantastico con un meraviglioso sold out e tanti personaggi che hai portato. Ci hai portato il saluto di uno dei tuoi personaggi che non so. Allora Carlì, senti Sabrina. È bello mio. E stai all'Arena di Verona. O sai che è un teatro romano questo, lo sapevi? Certo, che è bella. Certo. No, questa è roba di Roma nostra e fa parte dell'antichità, quando c'era Vertroni, capito? certo, hai visto che meraviglia. Senti, a proposito, hai visto le elezioni? E a me, io ho fatto le endorse, come si diceva? Le endorse. E io ho detto che votavo quella e l'italiano, boom, ha votato subito quella, come capito? Come dici una cosa? Su, perché mi vanno bene, capito? Se io dico che il prossimo anno il festival lo conduce Magalli, capito? Quelli non mi guarda così, che quest'anno ci ha messo Carco, non è che era tanto più normale, come capito? Grazie. Però, no, il problema è di tua moglie, capito? Perché te si trova a casa tutto quel tempo, non è abituata, gli viene infatti io te lo trova lì, capito? Ti volevo fare una domanda. Sì. Mi stai a guardare il culo? No, io no, ma Sabrina, ma ti pare che... uno dei tanti personaggi portati in scena, poi quelle quattro serate sono state meravigliose una più dell'altra con Sabrina Ferilli, poi il ricordo meraviglioso di Carla Fracci, poi abbiamo portato in scena la moda, il glamour, con Tecchettisi, vedo, con la Versace, con Donatella Versace e poi Belen immancabile. La salutiamo. Senti, cosa ti è rimasto di quel festival? Guarda, tantissime, un'emozione grandiosa e anche grazie a Sanremo c'è stato un affetto del pubblico poi in teatro, quindi lo voglio veramente ringraziare tutti. Mi è rimasta un'emozione grande, un ricordo meraviglioso, però una cosa mi è rimasta, scusate. No, perché è importantissimo. Ha alzato anche la gambina prima di uscire. No, dovevo andare io a prendere No, scusa, è che mi è rimasto questo. No, perché lei voleva essere qui stasera, capito? Ed è rimasto solo questo. No, e si sveglia fra un'oretta. Ah, ok. E si sveglia fra un'oretta. Allora, dato che ha fatto il tagliando, ha messo quelle estive. Ecco. Però ci teneva tanto ad ascoltare la serata. Eccola. Ecco, qui. Perfetto. Allora... Applauso così può sentire l'applauso. Ecco, vado a prendere il premio per te. Ma una cosa. Per me sarebbe un onore. Io te l'ho già chiesto questo pomeriggio. Cosa? Ma sai che c'è? Non lo so, Che tanto so che tu non mi querelleresti mai, quindi non c'è quello gusto. Di sicuro. Non c'è gusto, capito? Ah, certo, tu hai bisogno di. Certo. Ecco il premio per te. Tutto. Ma cos'è? Una pochette? Pesa. Ma che mi sa pochette? Ma io vado in palestra. Ma che bello! Pesa, te lo meriti. Grazie. L'affetto per la bravura, l'affetto del pubblico è per te, la bravura è di Virginia. Personaggio grazie. Televisivo dell'anno decisamente, artista di raro talento, capace di creare con la sua interpretazione di personaggi famosi momenti di spettacolo esilaranti e al tempo stesso illuminati dall'intelligenza e dallo spirito graffiante della satira.
come le memorabili performance al Festival di Sanremo. Grazie mille a tutti, te lo lascio. Ma ci porterai e poi non hai altri personaggi nuovi in questo piano piano. Sì, vedo chi è più appetibile, chi è più appetibile in tutti i sensi. Grazie ancora Virginia, grazie Raffaele, grazie, ciao caro, ciao Vanni. Ciao bella, grazie di tutto, grazie. Ciao.